ragazzi, io sono il vostro caro Mastro Vinga e benvenuti in questo nuovo video. Come potrete già notare, sono un po' cambiato un po' di cose dall'ultimo video, ovvero innanzitutto sto cercando di trovare due mucche a farle e figliare, piano piano crescono, vado avanti. Poi andando verso il mare ho cominciato a fare una farm generale di tutto, verso il mare, voglio dire verso il fiume. Ovviamente presto dovrò fare un modo per arrivarci abbastanza veloce e sono andato avanti un po' con le quest, tanto sto facendo queste che ancora non ho fatto. Ora questa lo devo fare con 10 pezzi di pane sicuro, grano. Ok, per il momento ne posso fare solo 4 e niente da fare. Bene, intanto che prenderò questi che saranno utili. Ho fatto la backpack, ok, posso prendere per... Infatti è strano come cosa, perché non lo posso prendere. Proviamo a svuotare leggermente l'inventario, magari il problema si risolve. Sì, ora sono sempre un inventario pieno. Il giro posso arrivare tranquillamente a 10 panini. Ok. Questa è fatta, anche questa preferisco il melone perché guarda che game adesso lo potrò fare. Questi dovrei averli? No, però presso lì farò. Ora che altro ciò che posso fare? No, al momento di qua nulla, perché non ci interessa. Ok, ora andrò avanti di qua. Quello posso fare. No, poi io forse da mettere una accanto all'altra. Ok, sembrerebbe che sono riuscito a sistemare il upgrade. Reward bag da aprire. Gold, iron, dust, sulfur, bronzo. Il che è ottimo perché posso cominciare a cuocere. Ora, innanzitutto serve smettere il controller. Quindi meglio tutto quello che comprende la smeltery. Ok, e per fare questo sì. Poi che altro ci sta? Drain, che come devo fare? Ok, semplicemente con i vari blocchetti verso l'alto. Serve, cosa serve? Il vetro? Esatto. Tu intanto di qua stai facendo il video, posso vedere anche da te. Ok, ma intanto tutta questa roba di qua la poso e non serve. Vediamo giusto un paio di cose da mangiare. Ottimo, allora quello che sicuramente servirà innanzitutto a riparare gli attrezzi. E
e farne una nuova fornace, perché è fondamentale per passare qui per cuocere il vetro. Però se non ricordo male si faceva così e si faceva così, perfetto. Il vetro sarà fatto in questo modo. Ok, 22 serpi, serve clicca, che se non sbaglio si fanno esattamente in questo modo. Ok, e ci dà 5 secchie di grano, il che non è male. Ora sicuramente la piazzerò più in avanti. Direi per il fatto di comodità, più che altro di larghezza, per così dire, direi di piazzarla sempre vicino a, cioè, sempre un po', un tanto vicino, ma più che altro in zona e a, diciamo, piante e quant'altro. Ora sicuramente devo prendere un po' di terra, cioè fare un po' di terraforming per un fatto di comodità generale. E non basta bene, sicuramente veramente poco. E di qua dovreste passare, perfetto. Ora qui ci piazzi le cose, no? Quindi volevo prendere voi. Ok, quindi questo sarà più in alto e si sta anche facendo notte e la cosa non ci voleva. Purtroppo sembrerebbe che sono riuscito a fare un solo livello. Ok, intanto da te di sotto vado a dormire. Ok, per fare una smelter decente devo perlomeno farlo di un paio di livelli, quindi sarà abbastanza, ci devo andare a recuperare altri materiali più che altro. Ora ok, il vetro tu stai a posto e quindi posso cominciare a piazzare lo zolfo, non so se è lo zolfo o il bronzo. Ora diciamo che per il momento devo andare all'esplorazione, perché per il semplice, cioè perché devo comunque completare quella, diciamo, la struttura. Tanto qui in zona dovrei avere la maggior parte di quello che mi serve senza avere troppi problemi di recupero. Questo sarà anche un po' più in alto. Ok, diciamo che uno stack di clay dovrebbe, almeno per il momento, dovrebbe bastare. Ora arriviamo anche a uno stack di sabbia, sempre se il gioco decide di
laggare il meno possibile. Anzi, direi forse che ci dovrebbe bastare anche di lì un ostacolo, perché andare a fare il blocco dovrebbe darmi più ground rispetto a quanto in teoria dava con lo crafting o quello. Ok, facendo in questo modo ottengo 16, quindi arriviamo a 16 sia di sabbia che di gravel. Ok, due blocchetti di sabbia dovremmo aver finito. Ah, non era così? Sinceramente non ricordo. Ah, ok, servono per, ok, per ogni blocco di clay ne servono 4, quindi come non detto devo arrivare a uno stacco, uno stacco. Perlomeno comunque un po' di blocchi sono riuscito, cioè un bel po' di blocchi sono riuscito a prenderli per fortuna. Comunque dovrebbe essere tra gli ultimi che riesco a prendere, perché giustamente poi mi si è rotto la il metoc. Ora, se non ricordo male, dovrebbe essere circa così. E dovrei riuscire a cominciare a cuocere nuovamente. Ora, quello in più. Ok, mentre tu cuoci possiamo cominciare ad andare avanti. Quindi servirà sicuramente il forgio, che è veramente un buon sacco di materiale. Non devo fare neanche te. Allora, servivi uno di questo, una cesta di quest'altra. Ora, con il ferro che ho, ce la faccio arrivare a 4 blocchi? Non mi pare proprio di no. Dentro la cera, vabbè, no, comunque non serviva. E ok, intanto te comincio a cuocere quest'altro po' di ferro che ho. Ok, per il momento riesco a fare giusto due di questi blocchi. Comunque devo... Ok, intanto la mucca è cresciuta e posso dire che posso continuare a dar loro da mangiare, anche perché è di fondamentale importanza. Ok, mi servono due di questo e tre dell'altro. Ok, sì, roba varia, non so cosa posso usare, voglio posso prendere il pane, lo posso. Ok, dovremmo stare a posto con quei vari blocchi che vanno. Meno male che mi sono messo a produrre altra ground. Ma giusto, devo fare prima il crafting. Ok, con questo dovremmo aver compilato e mi ridà 32 pezzi
di ferro su 36, quindi è poca roba. Questo mi dà veramente tante cose, perché sono i vari materiali del martello. Questo già lo dovrei avere. Infatti devo craftare le varie parti e serve la cobblestone. Ok, in teoria con questo sistema, aspettati, ok, devo fare il cast di varie componenti, quindi per fare il cast devo andare a completare, in teoria dovrei almeno riuscire a completare il secondo livello del nostro caro amico Smelter, no? Ora, mentre vado avanti qui, il Lammer è anche esso importante, allora fatemi pensare. Devo andare a prendere della rubber che per fare quell'altra divisione. Ora, un po' di cose ce le dovrei avere. Ho fatto tutto. Tranquillo voi. Ok, di qua ho sistemato. Allora, dovrò rimediare il seed di una patata e quello di una carota, che sinceramente al momento non so proprio dove andare a prendere. Ora, tanto al momento la cosa però non mi serve. Ok, ma sono 4 e comunque sto arrivando a 4, dovrebbe essere a posto. Ok, in teoria con questi 5 forse arrivo anche al dubbio, ma dovrei in teoria arrivare anche al secondo. 3, no, ne mancano 3, forse riesco a farne sieno 2. Uno. Infatti riesco a farne sino a 2. Ora devo, cosa molto fondamentale, devo prima capire quanto materiale ho. Gravel. Ora, ok, e ok, arrivo a 4, cioè almeno i 4 mi mancano, quindi il minimo indispensabile che mi serviva sono riuscito a trovarlo. Ora, mentre si sta facendo anche notte, quindi approfitterei per dormire. Ok, in teoria stiamo a 4 mucche, arrivo a raddoppiarle e dovrei riuscire a raddoppiarle. Con questo arrivo a 6 e 6 più 3, 9, e mano a mano dovrei riuscire sempre di più ad aumentarle. Vorrei perlomeno arrivare più o meno una ventina di mucche prima di cominciare a farle fuori, perché servirà per un'altra missione. Ok, ora se a te di
Forse mi devo invertire. Infatti, ottimo. Ok. Sembrerebbe finalmente sia riuscito a fare quello che mi serviva. Aggiungo il waypoint della smeltery. Ok, ti spengo, arrivo a casa e prendo l'oro. Da che parte devo avere? Sì, lo passo. Dove sei? Sinceramente, ok, andando di qua sulla smeltery dovrei riuscire a fare i vari componenti. Ora, mentre qua si cucina l'oro, io vado a approfitto di rifare tutto quello che mi serve di coal, cioè coal di cobblestone, così rifaccio i vari materiali anche per quanto riguarda i vari strumenti in pietra, cioè degli strumenti in pietra in ferro. Ora No. Ok, non posso metterlo dopo. Ok, ne ho sprecato uno. Ok. In teoria in questo caso dovrei fare il primo. Ecco, si asciuga. Ok. E ora posso proseguire con gli altri componenti. Ok, quello del piccone non ne ho fatto neanche uno. Ok, dovrebbe essere rimasto un lingotto solo. Ti prego, no, ok. Ah, è vero, ma te ti posso inserire dentro. Non ci avevo pensato in alcun modo. Però questo dovrebbe essere l'ultimo che riesco a fare. Dubito che quella testa di piccone riesco a farne un altro. Sì, infatti sono due lingotti. Ok, tutto si è asciugato, ora dovrei fare l'ultimo, infatti sta a metà. E allora devo andare alla ricerca di materiali in generale, perlomeno per arrivare ad avere un pezzo d'oro che non potrò mai avere. In modo proprio sincero, perché devo rifare prima il martello per poter andare a sistemare per poter andare a prendere l'oro e infine fare il resto. Però posso fare innanzitutto per il momento il nostro caro Mattock in ferro, il che non è veramente poco.
dobbiamo solo aspettare momentaneamente che si cominci a cuocere. Ok, quindi con 18 lingotti in teoria dovrei riuscire a fare quello che mi serve. Ok, no, tanto devo andare di qua a prendere tutto quello che mi serve per quanto riguarda anche il martello. A proposito, approfitterò anche per vedere la missione, quanto me ne chiede di roba. Tools e ok, infatti ne devo fare due di, cioè della parte laterale. Intanto a te ti posso pezzare. Ora tu. No, servi tu che sei quello più fine. E finalmente ho il primo materiale, il primo componente in ferro. Poi giù subito andare a testare, mentre si è decisamente più veloce. Ora. Quanto pare era finito il ferro interno. Anzi, direi di prenderne molti di meno. Non vorrei dover sprecare oro e quant'altro. Decisamente più veloce. Ora potrò fare terraforming molto molto velocemente. E la cosa non mi dispiace assolutamente. Ora, uno e due. Ok, con la quanti cavolo viene sempre un buono. Ma letteralmente un buono. Qui ci sta, ma non mi accorto che sta un bel po' di gravel e sabbia da poter prendere. Approfitto per recuperare anche quest'albero. Ora di qua dovrei riuscire a sì, sono tre lingotti. Assolutamente non bastano. Devo recuperare un po' per quanto riguarda la smeltery, perché letteralmente non ricordo assolutamente quanto materiale serva per fare le varie componenti, il che è male. Devo ammettere che da parecchio tempo non, cioè, l'ho fatta veramente poco e niente a smeltere, perché per molti aspetti ho approfittato sempre delle missioni che uscivano e che mi davano come premi robe della smeltere abbastanza avanzate, quindi non me ne sono mai preoccupato più di tanto. Ora, sì, riesco decisamente a
raccogliere molto molto più roba. Camera, tu hai fatto quasi, quindi posso vedere come si è fatto, così magari riesco a andare a dormire al volo. No, sono entrato decisamente nel buco sbagliato. Ok, quindi in teoria non di qua, tu saresti dovuto finire perfettamente. Ora posso finalmente costruire il nostro caro amato Hammer. Ora, ovvero tu, e l'ultimo pezzo. Ok, giusto per curiosità, vado a fare fuori quello scheletro. Innanzitutto, è vero, questa è la versione del gioco dove posso spammare questa lì. Devo ricordarmi di questa cosa, le torce le ho buttate via. No, messe di qua. Ok, direi di provare roba. Sì, decisamente meglio rispetto a piccone. Ci metto sì e no la stessa durata di tempo, con la differenza che costruisco molto di più, cioè distruggo molto di più, ed è una cosa parecchio parecchio comoda. Da questo lato non l'avevo visto. Per il momento non serve, ma ti voglio prendere perché potresti essere utile. Ora il piccone normale di stone per il momento me lo devo portare, perché finché non trovo quello nuovo voglio morire, e direi di salvarci pelo pelo. Il tempo mi recupera tutto. Ora poi posso usare lead e silver. Mi potete servire? Non ne ho idea. Io nel dubbio vi prendo. Ora, cosa importante, devo togliermi un po' di roba da addosso. Ok. Ora, oro fondamentale per la mia futura all'interno del game. Se non ricordo male, ora da il team anche tu sei fondamentale. Se non ricordo male, poi in futuro, per quanto riguarda i vari tipologie di blocchi, raddoppiano all'interno della smeltery. Posso prendere. Bene, allora io intanto mi esplorerò un po' questa grotta. Intanto posso mettere Enesi. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook.
ovunque voi vogliate, quindi sparare non lo so, e ciao a tutti voi.